Più 4 è il numero dei nuovi contagiati in Abruzzo per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. 11 pazienti più 3 sono ricoverati in ospedale, 2 sono in terapia intensiva, mentre altri 100, meno 5 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Il numero complessivo dei contagiati in Abruzzo da inizio emergenza è di 3.356. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 470 pazienti deceduti, 2.773 sono le persone dimesse o guarite, più 6 rispetto a ieri, 2.758 quelle risultate negative a 2 test consecutivi. Dunque, attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e dei guariti e dei deceduti, sono 113 con una diminuzione di 2 rispetto a ieri. Sull'attuale situazione in Abruzzo e sui piccoli focolai che si sono sviluppati nel Chietino si è espressa l'assessore alla sanità della regione Nicoletta Veri, che rassicura rispetto al fatto che questi casi rientrano nella media nazionale. Allora, il trend è nazionale, i piccoli focolai sono dislocati nella nostra regione così come sono dislocati in tutta la nazione. Questo significa che non bisogna assolutamente abbassare la soglia dell'attenzione, perché il virus è presente. Bisogna evitare, come abbiamo già messo più volte stabilito nelle procedure, quelli che sono i momenti di assembramento, i momenti di grandi relazioni. Quindi massima attenzione, riportare sempre quelli che sono i dispositivi, ma l'elemento di forza è che oggi abbiamo una grande esperienza sul campo e quindi riusciamo subito a definire la provenienza, quindi mettiamo in atto quella che è la tracciabilità di ogni caso e quindi una prevenzione adeguata. Assessore, se dovesse però permanere anche nei prossimi giorni qualche piccolo focolaio, seppur molto circoscritto, potrebbero esserci dei provvedimenti ad hoc adottati dalla regione? Ma noi i provvedimenti ce li abbiamo sempre pronti, saremo in grado di adottarli, e quello che vorremmo evitare, però dobbiamo metterli in pratica se dovessero esserci dei focolai di alta complessità.